Questa sì che verdura. Ma sai come si chiama in latino questa? Majorana. De Majoranibus, che tradotto in italiano significa maggiorana. Questa sì che è insalata, non quella porcheria che compriamo in città, dura, sfilacciosa, brutta, schifosa. Tieni, magna! Questa sera io con questi insalatini mi voglio fare una pappata di quelle, che la vitamina C mi deve uscire dalle orecchie. Dopo la morte di mia moglie, per essere liberi come farfalle, dobbiamo togliere da piede i ricattatori. Ja, ma ricattatori non essere così deboli di cuore come tua moglie. Tutti uomini deboli di cuore con donne, e voi due molto belle donne. Capito? Perfettamente. Io lavorare cuore di paralitico. No, paralitico innocuo, perché immobile. Penso io buttare in un pozzo che io conosco. Voi due insieme lavorare altro. Adesso spiego mio piano. Io partire a Roma, voi invitare il ricattatore. Ja. Inge comincia a eccitarlo. Ja. Porta in sua camera. Sì. E mentre tu lo seduci, entra Helga con un martello e spacca a testa. Oh, no. Semplicissimo. È una cosa meravigliosa. A me l'insalata non piace. Poi amara e mi fa schifo. Non è meravigliosa, è meravigliosa. Sai come la chiamano questa insalatina? Majorana. Sì. Già, te l'ho già detto. A me mi mette uno stato di euforia, come fosse una droga. Non la mangiare, può essere un veleno. Hai visto come si è ridotto Misha? Sono due giorni che non mi fai mangiare niente. Voglio qualche altra cosa, io ho fame. Fame, fame, toujours fame, toujours fame. Chéri, non esagerare. Chi sente, perlomeno credi che ti lascio stare a digiuno. Cosa vorresti, sentiamo? Carne, ecco. Carne? Sì. Sempre carne, sempre carne, ma non ti vergogni. Carnivoro. Beh, oggi ti ho fatto una sorpresa. Sì? Sì. Ti voglio accontentare? Bravo. Pezzettino di carne. Grazie. Luisita. Fatto io con le mie mani. Ah. Fammi posto. Sì. Eccoci. Ah, grazie. Ah! Signor Misha non dorme in villa questa sera. Le signorine sono sole e si annoiano. Hanno chiesto di vederla. Ah, sì? Sì. Sono sole? Sì. Si annoiano? Sì. Dove stanno? Nei loro appartamenti. Vado subito. Bene, grazie. Prego. No. Caro, ti piace il cosciotto? Un giorno o l'altro te lo faccio mangiare. Cosa vedono le mie pupille? Ti spiace essere accolto in bagno? No, tutt'altro. Io sono subacqueo. Fuori ti porto essere piccolo arvanchietto. Ti spiacerà andare a prendere bottiglia a sapone liquido per schiuma? Yeah? Fare me piccolo piacere? Sì, vado e torno, eh? Appa Eilig, caro. Eccomi. Tu versare, io fare schiuma. Io versare e tu fare schiuma. Tanta schiuma,
Oh, essere lei. Mi ha messo paura. Niente paura. Io sono qui per trastullarla. Molte grazie. Molto prego, Fräulein. Mi dispiace aiutarmi? Sì, volentieri. Sfogliare una donna è come sfogliare un fiore. Seta, seta, a me mi eccita la seta. Anche calze essere in seta? Ah sì, ah sì. Io sete di seta, ho sete di seta. La calza è bella. La calza è bella. Tutta di calza ti voglio vestire. Oh, carne di vitella. Smetti di mangiare quelle insalate di maiorana. Ti ha dato di volte il cervello, ti ha dato. Sei diventato come il dottor Jekyll. Meraviglioso, meraviglioso. Chissà che altro farai adesso.